Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, siete in tanti a chiedermi le tracce GPX dei percorsi, dei tracciati che faccio. Così ho deciso di iniziare a mappare tutto il territorio, un'opera incredibile che mi richiederà un sacco di tempo. A tal proposito ho dedicato una sezione del mio sito www.ilbrusarider.it appunto allo storage di queste tracce. La sezione si chiama semplicemente tracce GPX. Però non solo caricherò le tracce GPX, ma metterò anche la mappa, così chi di voi non ha un ciclocomputer su cui si possono caricare le tracce può comunque individuare dov'è quel percorso, e una breve descrizione con lunghezza, dislivello, difficoltà, bici adatta per quel percorso e robe del genere. Sulla pagina del sito non troverete solo i giri completi, quelli un po' lunghi, ma anche dei brevi segmenti che magari trovo interessanti, trovo molto divertenti e che quindi voglio condividere con voi. E questo potrebbe anche fungere come una sorta di puzzle, quindi voi vedete il segmento, lo potete unire ad altri segmenti e vi fate il vostro giro come lo desiderate. Quest'oggi, in questo primo video di questo progetto ambizioso, vi farò vedere un breve segmento di circa 800 metri che si trova a Lanzo, precisamente al Ponte del Diavolo. È un percorso che tenderei a fare con un e-bike, perché va su dritto così per una pietraia, oppure devi essere Nino Schurter e ci sali comunque con qualsiasi tipo di bici. Quindi, partiamo! Il video si conclude qui, grazie per la visione, ditemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, spero che vi sia piaciuto e colgo anche l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono abbonati al canale. Ciao a tutti e ci vediamo in un prossimo video.